Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video informativo sulle novità del canale. Allora, intanto vi informo che settimana prossima parto, anzi questo fine settimana parto, starò via circa 3 settimane e farò dei video anche ovviamente dalla vacanza, perché in vacanza ci vado io, ma non il canale, nel senso che sicuramente la qualità sarà minore, magari non riuscirò a fare dei montaggi, magari un po' carini, ma saranno video abbastanza alla mano, ma devo riuscire a fare i video comunque un po' sulla vacanza, cioè sul posto dove vado, e un po' anche sugli eventi che ci saranno. Quindi se la Juve gioca, visto che ci saranno delle partite della Juve, farò i post partita. Se la Juventus Women gioca, se riuscirò a fare video post partita, insomma, il canale non va in vacanza, ci vado solo io, me medesimo. Tornando poi a noi, quindi al discorso dei cambiamenti del canale, io ho pensato, quest'anno è andata molto bene, io sono molto soddisfatto di come il canale è andato, ci sono stati dei incrementi di visualizzazioni importanti su molte cose, e faccio degli esempi, sono passato da avere 100 iscritti passati verso ottobre dell'anno scorso, perché avevamo già iniziato il processo con Delio, nel canale di Delio, Delio De Postman. Avevo appena passato i 100 iscritti e adesso me ne trovo 330 circa, quindi vuol dire comunque che l'incremento c'è stato e mi soddisfa. Però è anche vero che mi piacerebbe che il canale crescesse ancora di più. Allora, non posso migliorare la qualità video, perché non posso in questo momento spendere per una telecamera migliore, ma sarà un progetto futuro che comunque voglio ottenere, perché comunque la qualità, ci tengo anche alla qualità, non solo alla quantità, quindi sicuramente aumenterò la qualità, ma non da questa stagione, spero dalla prossima. A meno che chiaramente poi bisogna vedere i regali di Natale, non salta fuori qualcosa, ma in genere questo è. E tornando però alla programmazione del canale, qualcosa cambierò. Allora, terrò i pronostici della Serie A, perché credo che sia una rubrica che vada, a livello di visualizzazioni comunque abbastanza visto, ed è una rubrica che passa bene anche in radio, visto che sapete che ho la possibilità di mettere su in Spreaker e in radio. Quindi questo sicuramente. Farò degli speciali, non so ancora, credo settimanali sulla radio, ma saranno non sempre fissi. Sicuramente punto a puntare almeno 2 puntate su degli speciali in radio, dove parlo più che altro della Serie A. Però non farò più i commenti post partita qui su YouTube, non li farò più perché vedo che visualizzazioni ce ne sono poche, la gente non interessa, effettivamente mi metto nei panni delle persone che seguono il canale, perché io per sentire cosa ne pensa lui di Juventus Inter o Inter Milan o Roma Lazio, devo assorbirmi anche Sampdoria Chievo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ho deciso di cambiare questo modo di fare e di fare piuttosto nelle partite, sicuramente tutti i post partita sulla Juve, anche perché continuerò a mandarli al Topland. Cambia perché in questo modo qua io farò magari piuttosto dei post partita su alcune partite mirate, tipo Lazio-Roma, potrei fare un post partita sui big match, ecco. Non perché, ma proprio per una questione di visualizzazioni. Così ho notato che quando ho fatto così ho avuto più visualizzazioni piuttosto che fare i commenti post partita. Mi dispiace perché comunque mi piaceva anche farli, però era diventato troppo, anche troppo impegnativo. Cioè, ragazzi, io comunque lavoro, ho anche da fare, devo anche viaggiare, devo anche andare a fare dei servizi, non è che posso stare a vedermi come purtroppo ho dovuto fare. Purtroppo mi è piaciuto farlo, però quest'anno ho dovuto stare dietro molto a tante partite e mi sono reso conto che fare un video così, con i commenti post giornata, è troppo impegnativo, non riesco a stargli dietro, è inutile che ci giriamo, quindi preferisco piuttosto mirare le partite che vedo, parlare di quelle, piuttosto che andarmi a scervellare per cercare di vederle. Cioè, quando sono comodo le guardo e faccio il video. Chiaramente questo non include le partite della Juve, perché le partite della Juve i post li farò sempre. Farò il post partita delle Juventus Women, non cambierà nulla anche lì a livello di programmazione. Tutte le partite delle Juventus Women verranno commentate post partita, magari il post potrebbero ritardare di qualche ora, dipende anche dagli impegni personali, ma ci saranno. Quello che volevo aggiungere è, se andrà bene, ovviamente la Juventus B, che dovrebbe partecipare al campionato di Lega Pro di Serie C, quindi seguirò anche quello sempre nei limiti di tempo, e la Primavera. Sicuramente
Seguirò di più il calcio juventino femminile, giovanile, perché preferisco seguire quello piuttosto che seguire il Sampdoria Chievo, che a livello di visualizzazioni purtroppo mi porta meno. Mi porta molto di più il calcio giovanile della Juve, e quindi o uno o l'altro, preferisco eventualmente fare dei speciali in più sulle partite del calcio della Juventus giovanile. Seguirò forse un po' di più, non lo so adesso come aggiornarmi col ballo, dovrò regolarmi a livello di cose, di viaggi, di servizi sul ballo, eccetera, però di sicuro questo è, quindi non più i commenti post giornata di Serie A, ma commenti mirati sulle partite, in più maggior focus riguardando il mondo Juve in generale, quindi anche al Juventus giovanili, Juventus femminili e Juventus prima squadra. Chiaramente anche maggior, ovviamente sempre le solite rubriche, succede qualcosa, qualche argomento di cui dobbiamo parlarne, io il mio parere lo darò sempre, questo è chiaro. Questo diciamo sono solo per gli argomenti più fissi, ecco. Quindi questo è, e quindi queste sono le novità più importanti. Sto valutando l'ipotesi di fare una live in un giorno, però devo ancora mettere giù il calendario del mio lavoro, quindi finché non ho il calendario fisso non posso decidere quando fare questa famosa live, ma è un'idea mettere una live settimanale, che poi vedremo come gestirla. Live che nella mia testa sarà poi da registrare e mettere poi fissa in radio, quindi chi non l'ha potuta vedere a livello su YouTube la potrà seguire anche in radio. Quindi questa è la mia idea, cercare di fare questo. Ecco, questa è l'idea che mi sono fatto io sul canale, quindi una bella rinfrescata, però più sul mondo Juve che piuttosto fare, ripeto, delle partite di Serie A che mi interessano, le guardo volentieri, ma non mi portano abbastanza visual, perché alla fine, ragazzi, le visual sono quelle che mandano avanti il canale, perché più visual fai, più il canale cresce, mi sembra la cosa più logica. Quindi rimarrà sulla Juve, non cambierà assolutamente niente, anzi, maggior focus sulle squadre giovanili, a cominciare adesso da vedere non so da quando, forse. Appena sarà possibile, comincerò, farò maggiori video e maggior focus sul calcio giovanile della Juve, quando ci sono dei tornei particolari o quando c'è partite di campionato magari che riesco a vedere. Attenzione particolare alla squadra B che giocherà in Serie C, e quindi quella avrò veramente un focus abbastanza importante, così come ce l'ho sulle Juventus Women. Insomma, cerco di dare un focus anche a delle realtà juventine che purtroppo i media nazionali non danno risalto, quindi sicuramente Juventus Women perché ci tengo ed è il mio punto forte, è quello dove mi batterò. Prima squadra chiaramente rimane, ovviamente rimangono tutti post partita eccetera, ma anche squadra B perché ci tengo anche a quello, e la primavera o l'Under 17, insomma quando ci sono delle partite un po' particolari ci saranno video su quelle. Chiaramente non farò video su partite che non vedo, quindi magari ci sarà un weekend che non riesco a vedere le giovanili, vedrò solo prima squadra e women e farò il video su quello. Chiaramente in base a quello che posso vedere farò il video, non è che faccio il video a cavolo, ecco. Quindi questa è l'idea, questa è l'idea che mi sono fatto e queste saranno le novità del canale a partire appunto dalla prossima stagione, quindi da settembre, perché ad agosto non farò chiaramente i pronostici, sono in vacanza, magari farò solo i post partita. Cerchiamo di adattarci un po' in base al tempo che abbiamo. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento per i prossimi video del canale, come avete sentito, che tra poco riparte da settembre con delle buone novità. Ciao a tutti!